Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno. Per la prima volta in quasi 800 anni di storia, all'Università di Padova lo stipendio dai docenti dipenderà almeno in parte dal giudizio degli studenti. Ieri il Consiglio di Amministrazione di Ateneo ha infatti approvato all'unanimità il regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali, con cui si stabiliscono i parametri per sbloccare la progressione economica dei professori. E fra i requisiti spunta l'opinione positiva degli studenti sull'attività didattica. Insomma, chi meglio insegna più guadagna e chi non piace agli studenti resta a bocca asciutta. Cosa ne pensa di questa scelta? Beh, visto che gli studenti sono i principali fruitori dell'insegnamento dei professori, penso che comunque abbiano anch'essi il diritto di esprimere la loro opinione. Se poi questa opinione conta qualcosa, meglio. Gli studenti sono ragazzi giovani, io ho sempre fiducia nei giovani che possano dire effettivamente quello che pensano, e se qualcuno ne tiene conto, ben venga. Sì, è una rivoluzione, però più che altro è, secondo me, solo eloquenza, perché non mi sembra così lineare la cosa. Come mai? Considerando che uno più è bravo, più è carismatico, però non vuol dire anche trasmettere cose. Quindi non lo so, cioè non l'ho mai considerata così su due piedi, non saprei. Bisognerebbe vedere se ci sono stati casistiche, esperimenti già fatti da altre parti. Ma secondo me non è tanto giusto, no? Cioè, il sistema dovrebbe essere un po' più equo, nel senso che ognuno ha quello che si merita, no? In base a quello che uno fa, diciamo, può avere in base a quello che uno ha fatto, no? Merito che non deve essere sottoposto al giudizio degli studenti? Esatto, esatto. Secondo me questo penso io di questa faccenda qua. Tant'è che la dichiarazione di Riccardo Michelan del sindacato degli studenti è stata: siamo molto contenti, è da anni che spingiamo in questa direzione e la novità non piacerà a tutti i docenti, ma per noi in realtà è un bel passo avanti. Però c'è chi dice: non è che adesso gli studenti daranno i voti alti a quei professori che li premiano con dei voti alti, effettivamente invece i professori che stanno un po' antipatici verranno invece votati con valutazioni più basse, negative. Allora, sicuramente un risvolto di questo genere ci potrebbe essere, però come ripeto, ho fiducia nei giovani, ho fiducia nella lealtà dei giovani, mi auguro che i giovani possano esprimere effettivamente un giudizio sincero. Sperando che c'è un incentivo economico cambia parecchio le questioni, però non... Se lei fosse lo studente, in base a cosa giudicherebbe il professore? Se fossi uno studente avrei anche una mentalità completamente diversa, cioè cercherei di, non so, un professore, sarei simpaticissimo al professore, considerando una mano lava l'altra, diciamo, quindi è così. Ma guarda, io purtroppo ho fatto fino alle superiori, no? Però se io fossi uno studente farei proprio la cosa semplice, cercherei di studiare, di fare il mio meglio e di meritarmi il voto che mi danno, punto. Cioè non è che andrei a cercare altre cose, no? Se tutti facessero così, diciamo che il sistema si equalizzerebbe in ugual modo per tutti, no?